Raccontiamo l'Artistic Roller Team come è organizzata, c'è attenzione all'agonismo e all'avviamento. Sì, diciamo c'è attenzione a entrambi le cose, infatti abbiamo tanti gruppi, il primo è quello dell'avviamento, quindi una propedeutica al pattinaggio per arrivare al preagonismo, all'agonismo e anche ai gruppi spettacolo, che è la peculiarità diciamo della società. Quanti sono i tesserati e dove fate attività? Allora, i tesserati sono un'ottantina, ci aspettiamo di avere nuove iscrizioni per settembre, e ci saranno poi open day e qualche cosa diciamo, per portare avanti le nostre iniziative per prendere nuovi iscritti. Comunque già dallo scorso anno abbiamo avuto tanti bambini che si sono iscritti ai nostri corsi. Noi ci alleniamo al Palacciap, un quartiere sopra Voltri, e in questo diciamo, periodo si sta aprendo la possibilità anche al rifacimento proprio del fondo, che sarebbe per noi una cosa molto importante, un progetto già di qualche tempo fa, e sembrerebbe che quest'anno forse si riesca a realizzare. Quindi a finalizzare questo fondo che ci permetterebbe comunque di avere diciamo una pista più bella rispetto a quella che abbiamo attualmente, che è già un impianto coperto e quindi insomma un impianto che si presta anche ad allenarsi in inverno, in autunno, quando piove, quindi a non perdere allenamenti diciamo. Ricordiamo infine che avete anche tante eccellenze, 3 anni fa avete partecipato sia al mondiale che agli europei nell'attività di gruppo. Esatto, con il nostro gruppo di punta che era allora il Platinum, che poi vabbè, per varie cose che le ragazze erano diventate molto grandi, comunque si è sciolto, però adesso ci sono tantissimi nuovi progetti, abbiamo un nuovo gruppo, l'Eragon, che quest'anno si è piazzato molto bene nelle classifiche diciamo, nazionali, arrivando anche a un quarto posto per il diciamo nel campionato più importante, che era quello che per partecipare agli europei. Quindi un gruppo giovane nato da pochissimo, con ragazzi che vanno dai 13 ai 17-18 anni, e che è stata un po' una scommessa diciamo di Marco questo gruppo, ma che insomma ha dato ottimi risultati e quindi una prospettiva per il futuro.